Nuova sede per la Polizia Stradale di Vallo della Lucania. Da questa mattina il corpo è ospitato nell'immobile che negli anni passati ha ospitato la comunità montana Gelbison e Cervati e poi il corpo forestale. Immobile di proprietà di tre comuni, Vallo della Lucania, Canalonga e Noviveglia. Un risultato storico, ha ribadito il primo cittadino Antonio Sansone. Siamo molto contenti di esserci riusciti dopo anni e qualche piccola criticità superata sempre grazie alla collaborazione delle istituzioni, siamo riusciti ad avere questa nuova casa da cui a breve faremo anche un'inaugurazione ufficiale con l'intitolazione della caserma e un passaggio per lo più formale. Oggi la consegna. Esatto, è il momento di consegna delle chiavi con l'inizio di una serie di lavori che dovranno comunque essere effettuati. Quindi un momento che rafforza anche la vostra presenza, non su Vallo ma su tutto il territorio, perché siamo a servizio di un vasto territorio. Il territorio della provincia di Salerno è uno dei più estesi, la sezione che io dirigo infatti si estende anche sino a Sapri e Vallo della Lucania, che sono gli ultimi baluardi, potremmo dire, della Campania, perché poi passiamo in alto regioni e quindi è importantissima la presenza su un territorio che comunque è un territorio molto ricco e pieno di esigenze e connesse problematiche, lo possiamo dire, per cui la nostra presenza è ben stabile e siamo contenti di essere qui. Allora, Sindaco, importanti servizi a Vallo della Lucania per il territorio cilentano, ne parlavamo qualche giorno fa e questo è un importante testimonianza. Io dico che questa non è la nuova caserma, questa è la caserma veramente, perché è vero, degna di questo nome. È una caserma molto, c'è tutto, di tutto e di più. Io ho parlato con uno, ho parlato sia col comandante della stazione locale, sia con gli altri agenti, sono andati in paradiso. E noi vogliamo andare in paradiso insieme a loro, abbiamo contribuito a raggiungere questo obiettivo, era nostro dovere, siamo qua stamattina a rappresentare il 50% della quota, perché l'altro 25% è del comune di Noviveglia e di Canalonga. E speriamo che tutto vada per il meglio. Certo, il comandante è qua. Eccola qua, il nostro comandante. Oggi per lei e per noi tutti quanti è un giorno di festa. Perché è vero, comandante, sì, è un giorno di festa. Direi veramente... E noi abbiamo contribuito con la nostra presenza doverosa a che la festa la festeggiassimo insieme, sia con la provincia, il rappresentante provinciale, sia con il rappresentante locale. Alla prossima. È una sinergia di intenti anche con la prefettura, con il ministero, ecco, sono tutti gli enti interessati che hanno raggiunto questo obiettivo di rimanere e di cercare di permanere nel territorio di Vallo della Lucania.